per esempio, per vedere meglio l'immagine si clicca di sopra. La didattica per la generazione dei nativi digitali non può fare a meno di utilizzare strumenti tecnologici, connessione in rete e interattività. Il MIUR ha previsto progetti e fondi finalizzati alla conversione del sistema scolastico italiano all'innovazione e all'educazione digitale, che risulta più incisiva e stimolante per gli alunni e gli stessi insegnanti. Allo stesso tempo la scuola deve poter gestire anche il lavoro amministrativo con sistemi al passo con i tempi che semplifichino le attività. Tra le scuole che hanno colto questa opportunità c'è anche l'Istituto Comprensivo di Torrenova, Rocca di Caprileone e San Marco d'Alunzio. Si tratta del progetto Digital Board, è un PON che ci è stato finanziato e che ha come obiettivo quello appunto della digitalizzazione nella scuola, della didattica digitale, quindi favorire sia la didattica digitale ma anche l'organizzazione degli uffici. Infatti il progetto prevede una somma che è stata erogata per l'acquisto di strumenti per favorire il processo di dematerializzazione e digitalizzazione degli uffici amministrativi. Ma quello che più appunto ci interessa è aver dotato tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria dell'istituto. Tutte le classi adesso abbiamo i monitor interattivi, abbiamo dotato non solo le classi ma anche i laboratori. Abbiamo comprato con questo progetto 24 monitor interattivi. Uno di dimensioni più grandi che sarà poi collocato nell'aula magna che è nella sede centrale della scuola secondaria di Torrenova in fase di ristrutturazione, speriamo di averla presto. E per quanto riguarda la segreteria abbiamo acquistato dei computer e delle stampanti. E ho avuto sempre questo obiettivo di coniugare l'alta professionalità dei docenti appunto con questa strumentazione innovativa che ha innovato tantissimo la didattica e che ha consentito ai nostri ragazzi, che ricordiamo sono il nostro futuro, di apprendere appunto in maniera più coinvolgente, in maniera diversa dal solito, dalla didattica tradizionale. Ecco, appunto, parliamo dei ragazzi, come hanno reagito, come interagiscono con questa strumentazione diversa? Sicuramente per loro è più accattivante studiare utilizzando questa tecnologia. Ci sono tanti programmi che loro possono utilizzare e che permettono proprio di interagire con lo strumento e di apprendere in maniera diversa.